packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah, I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. I go where I want, good. Play if you want, it's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. The first nigga play, I'ma body a nigga. Siamo in the city. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it... Che poi raga, nevica e sotto casa c'è anche il camioncino della FedEx. È proprio Natale. Castaway. Allora, a tutti gli amanti del jet surf, anche perché in Italia pian piano i jet surf amatori stanno aumentando sempre di più, io è 3 anni un po' che vado sulle tavole. Dicevo super pomeriggio perché sono in arrivo le nuove tavole che adesso provo e vi farò vedere, con iniezione nuova, carburatore nuovo, che aveva un po' di problemi, lo fa abbastanza spesso, quindi un po' di roba nuova da vedere e da provare. Per tutti gli appassionati, se volete vedere qui sulle mie storie a breve. Allora. Poi rispondo alla domanda da un billion che ogni volta che poi vado sulla tavola mi chiedono quasi tutti, ma è facile andare sul jet surf? Il problema è, dico sempre io, è il problema che ho avuto maggiormente io quando ho iniziato, è salirci. Cioè, nel senso, da che sei dentro l'acqua la fai partire a che dopo vai sopra e surfi. È un po' puoi stare in equilibrio quando sei, diciamo, in corsa, è abbastanza facile. E curvare all'interno a me viene più facile, curvare all'esterno, no, all'esterno viene un po' più facile, al curvare all'interno è un po' più difficile. Però il problema è prendere quelle 10-20 facciate e riuscire un po' a fare quella manovra di ginocchio barra braccia per salire sopra, è un po' quello, un 3-4 ore di lezioni. You can take a day tonight. I need somebody in the morning, somebody to hold me tight. You don't even have to meet it. You can take a day tonight. Don't even have to talk in the morning.
oggi abbiamo dato. Mio fratello Nurset. Mio fratello Nurset. Che boss. Repeat.